Per il piano economico-finanziario sui rifiuti e per il provvedimento sulle tariffe etari, nuova brusca frenata anche ieri sera, i numeri non c'erano e l'opposizione non pare affatto intenzionata a garantire la presenza se non strettamente necessaria. Il dibattito è stato avviato in aula consiliare, c'erano sia i revisori che il dirigente Fabio Filippino. Il consigliere di Liberamente Pierpaolo Crisanti, presidente della commissione bilancio, ha posto una serie di quesiti legati proprio alle cifre del piano economico-finanziario e al contenuto del parere rilasciato dai revisori. Per Grisanti c'è una netta distonia tra il riferimento che il PEF sui rifiuti fa a costi maggiori per il nuovo servizio in-house e una determina della SRR che invece non pone variazioni sostanziali sulle spese da sostenere. Il dirigente Filippino e i revisori hanno dato spiegazioni e lo stesso vice sindaco Terenziano Di Stefano ha confermato che con le novità previste nel servizio in-house i costi varieranno rispetto a quelli attuali. Tutte spiegazioni richieste da Grisanti per formalizzare il parere della commissione. Il consigliere ha chiesto un'interruzione per consultare gli altri membri. Alla ripresa, i componenti di opposizione della commissione non si sono presentati in aula. Il numero legale non ha tenuto con soli 9 consiglieri di maggioranza. Il presidente Salvatore Sammito ha dovuto disporre lo sciogliete le righe. Sarà necessaria quindi una nuova convocazione. La mossa dell'opposizione, oltre che finalizzata ancora una volta a mettere in evidenza una maggioranza depotenziata numericamente, sembra la risposta alle parole del sindaco greco che la scorsa settimana si era rivolto proprio al drappello politicamente avverso, contestando la strategia dell'abbandono dell'aula che è stata riproposta anche ieri sera. Secondo l'opposizione, però, non ci sono più le condizioni per la maggioranza del sindaco e per l'amministrazione comunale di andare avanti. Secondo i consiglieri, infatti, ieri sera si è avuta la prova che la maggioranza politica e numerica è inesistente. Ritengono che non ci siano più le condizioni per continuare il percorso amministrativo del sindaco greco. Invitano proprio Greco e l'amministrazione a prenderne atto e ad assumere al più presto, per senso di dovere verso la città e i cittadini, tutte le decisioni che il manuale della buona politica impone e prescrive. Le conclusioni dell'opposizione quindi sono nette e non sembrano per nulla volte ad un eventuale dialogo istituzionale, anzi.